Corra, 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 corra. Ah, ma devo correre! Ah, su Ma che ca... Oddio! Ma che fa ah, lei? mi ha Ma che detto fa di la... correre sulle scale! Mi dice dove è il bagno? Ma ce l'ha una Venga. mutanda di ricambio? No, no, L'ho no, lei... zozzata tutta! Allora, se vuole, la guardi, qua dentro ci sono delle brasiliane, un attimo. Delle Però non brasiliane so... che sono. Le brasiliane! Oh sì, se va a scopà! Se va a No, no, scopà! Se va a basta, scopà! basta, 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 stai calmo. Allora, Ma dove stanno le brasiliane? apra questo vauletto qua blu, qua dentro. Ma ci stanno le donnine nude lì dentro? No, quelle negli spogliatoi. Ah, quindi ci Apra... sono le brasiliane? Se va a scopà! Ok, mi Ma io diceva. se... Mi scusi, aspetti. C'è Ma un che ca... collega su. Oddio! Ho fatto Che è spaventare. successo? Collega, ho fatto venire un Buongiorno! Voi che ci colpo. fate qua sotto? Ah, sto interrogando il signore, c'è stato un caso. Agento! Stava Ma cercando che... proprio lei! Ma che... Vabbè, io me ne sono senza uscire di Oddio! legge. Oddio! Collega, se... Che cazzo Ah, Jolie! sta Ma non succedendo? me l'avevi detto che le brasiliane stavano queste! Jolie! Qualcuno mi aiuti! No, Jolie! no, non entrare, non entrare, non entrare, non entrare, non Jolie! entrare, non entrare, non entrare, Jolie! Non me l'aveva detto che ci stavano questo tipo di brasiliane! Ma lei è un uomo di buon signori, dai, gusto! andiamo Aiuto, all'uscita, forse adesso. aiuto. Allora, io le volevo parlare, Dica. quell'essere lì che c'era in centrale che mi ha turbato, mi ha traumatizzato, mi ha sconvolto, mi ha cambiato. Sapete per caso dirmi dove è la palestra? È quello del nonno. Eccolo. Guardi, signora, lei... Ha lasciato a casa, ma non sono entrato in casa io. Ma che? Oh! Oh, ma che? Ha Ma che fa? fatto il bowling! Collega? Collega? Oh mio Dio. Ma... E adesso chi pulisce qua? La gang, quindi... Ce la dovrebbero accettare, considera che siamo in... Cioè, siamo... Ci sono tre admin, che sono Oscar e Ivan, che sarebbe l'agente Brooks, voi lo conoscete come l'agente Brooks, che chiaramente cambierà nome, tutto il personaggio, e Waska, che sarebbe il cinese. Ma io non mi voglio wipare, io voglio fare il cambio di identità, se poi mi devo wipare mi wipo, ma non so cosa fare. Mi piace sto personaggio, se no devo fare o il nero e faccio tipo, ah sì, spariamo alla polizia, sì, lo voglio. Se no fare il cinese, mi hanno consigliato, però il cinese, ragazzi, onestamente lo fa già Waska. Non so, fare il Mister Ciao, tipo. Fare il Mister Ciao direi... Oh, fanculo, panzone. Faccio il nonno. Ai miei tempi stavamo qui a fare la guerra, mica qui per spacciare un po' di cocaina. Vabbè, la gente mica vuole un po' di hashish, eh? Male mie possibile. Così lo faccio il vecchio? Ah, vorrei. Cioè, o faccio. Allora, le cose sono: o cambio identità e rischio in quello, o faccio il wipe e faccio totalmente una cosa diversa, però non mi andrebbe di farlo ora. Oppure faccio il wipe facendo il cugino di Frank Caruso. Oh, ma che se balla? Vai, Se balla qua? è un rave. Non finisce mai la festa. Sempre in festa, oh. Sempre in festa. Tripaloschi. Comunque, Giolitti, io nel Sì. caso spero ci rivedremo presto. Io ancora starò, penso, un paio di giornate in città, ma quando dovrò andare, se non la riuscirò a salutare, diciamo, la saluto ora, ecco. Signore, veramente è stato davvero un piacere averla conosciuta. Anche per E me. suo cugino è dedito a fare, cioè cosa fa suo cugino nella vita? Mio cugino?
bestia. Ma fino adesso mio cugino è stato mantenuto da mio nonno, quindi c'è uno che non c'ha voglia di fan cazzo, essenzialmente. Avrete un onesto cittadino, il cugino io l'ho conosciuto, è una brava persona. Il cugino, è come me, genuino. Io la prima cosa che gli ho detto quando l'ho sentito, da se vuoi c'è Giolitti che ti può insegnare due cose sulla vita. Perché Giolitti comunque lei mi ha insegnato delle cose, cioè come, certo. È come un po' se lei fosse mio padre, capito? Certo, sono contento. La vuole cantare con me la canzone dell'arrivederci? Qual è la canzone? La intoni pure, prego. È stato divertente de parlare in allegria. C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, Giolitti, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, Giolitti, è tutto ok? Mi nonno mi diceva di frustare. Voglio rifrustare. Addio, Giolitti, addio. Le è piaciuta? Ci picchia, complimenti. Le è piaciuta? Si è commosso, Giolitti, sta a piagne? Cretino. Un po', insomma, no, però comunque, certo, un po' il testo lasciava il contenuto, era un po'... Era brutta di contenuto, non le è piaciuta? Bella, una bella canzone, sicuramente, sì. Capito. Eccoci qua, eccoci qua. Goito, sei pronto? Hai portato tutto? Andiamo, facciamoci un selfie vicino all'aereo, dai. Andiamo. Ah, che dispiacere, però. E aspettiamo Ciocia, così facciamo un selfie anche con lui. Ah, beh, certo. Arriva Ciocia, anche? Frank, è stato un piacere conoscerti. No, sta scherzando, Frank, non ci provo. Che scherzi sono? Gioco di mano o gioco di villano? Gioco di villano, ma questo è gioco di pistola, mica di mano. Ma il pilota dov'è? In ritardo. E arriva, un po' in ritardo il programma di marcia di... Oh, mi sa che è arrivato pilota, Pilota? Salve. Buonasera signori. Buonasera. Benvenuti all'aereo di linea, arrivi oggi, domani chissà. Insomma, un'ottima cosa. Questi aerei sono costruiti, fatti per volare. Giusto. Ma non per atterrare. Per atterrare è un problema che si risolve, andate tranquilli. Vabbè. Ci sono io con anni di volo. Ottimo. Quanto ha volato lei? È esperto, si vede che lei è insomma un po' anziano. Esatto, ho volato circa 10 minuti nel simulatore, quindi andate tranquilli. Vabbè, insomma, lei sicuramente c'ha delle esperienze. Siete in buone mani. Insomma, facciamocelo sto selfie. Mi mancherà un po' questa città, devo dire. Spero di ritornare il prima possibile. Frank, più vicino, più a sinistra, più alla mia sinistra, perfetto così. Così va bene. Perfetti. Mi ci vedo bene. È stato un piacere. Leccaculo, guarda, è stato davvero un piacere. Io spero di vederti al più presto. Ci sentiamo per email. Mi raccomando. Fai bravo. Ti è stato un piacere. Ma che cazzo? Ma che succede? Che succede? Agenti, tutto ok? Agenti? No, voi non potete partire. Ma come? Esatto, non potete. E sono impazziti. Voi non dovete partire. Ma? Giolitti, ma che sta dicendo? Ma è pazzo? È il vostro problema, agenti. Questo è tutto in regola qua, No, non voglio che parto. Giolitti. Sono Giolitti, ma a me mi spiace. No, non voglio che parte. Signor pilota, dobbiamo andare. Andiamo. No. Giolitti. Fermi, è stato bello farvi faccio il tuo lavoro. Giolitti, è stato bello stare con lei. Addio, signore. Addio. Mi dispiace, Giolitti, mi dispiace. Lontani, via la pattuglia. No. Lontani. No. Mi tranciano le ali qua. Togliete la macchina. Oddio, mi sono tirato su le scalette. Addio, Giolitti. Addio, Giolitti. Frank, siamo pronti a questa nuova vita iniziale. Siamo pronti. Andiamo, addio. Allora, signori, la vostra destra potete vedere lo stand. Bella città che lo sa. Addio Giolitti. Addio.
che bello. Ora di bene. Fare il giro panoramico. Ah, certo. Che giro panoramico ci sta a fare? Oh! Pilota! Oh, ma che cazzo fa? Ragazzi, vi saluto. La fine di Frank Caruso. La fine di una serie di roll. Spero che vi sia piaciuta questa fine, come l'abbiamo organizzata. E niente, spero che vi siate divertiti con questa ultima striscia. Oh, sono commosso, sono quasi commosso. Mi ha fatto... Sono contento che vi sia venuta bene, vi giuro, mi sono quasi commosso. Ve lo giuro. Vi giuro, mi sto commuovendo, mi sento un bambino, vi giuro, sto per piangere. Vi giuro, sto per piangere, vi giuro. Non lo so il perché, però mi è piaciuta tutta la scena, anche di Giulietti, mi dispiace. Vi giuro, signori, mi dispiace umanamente. Gli uomini veri qui hanno pianto, esatto. Spero vi sia piaciuto.